Un passo importante per la realizzazione del nuovo ospedale di Macerata. È stato firmato l'accordo tra la Regione, il Comune e l'ASUR che dà il via libera a una struttura tanto attesa da parte della cittadinanza. È questo il momento di dare una svolta all'ospedale di Macerata. Ci stiamo lavorando e contiamo di rendere questo procedimento irreversibile. Oggi stabiliamo chi fa cosa, nell'arco di pochi mesi il progetto deve arrivare alla sua definizione e poi dovranno partire gli appalti con le risorse conseguenti. Il nuovo ospedale sorgerà in località La Pieve, un sito consono allo scopo in quanto di dimensioni sufficienti, parzialmente pianeggiante ed adiacente alla strada intervalliva di Macerata. Restituiamo il diritto alla salute ad una comunità che si vedeva sottratte prestazioni e servizi. Una tempistica molto veloce. Non ricominciamo una procedura, ma la cominciamo da nuovo perché in precedenza non vi era alcuna procedura negli archivi della Regione sull'ospedale di Macerata, ma solo promesse e parole. Per cui cercheremo di essere il più veloce possibile nel rispetto dei tempi tecnici previsti dagli iter amministrativi. Entro 2 anni vogliamo studio di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo per appaltare in questi 2 anni i lavori e quindi restituire un vero ospedale dignitoso a questa comunità. Già abbiamo a disposizione 60 milioni e 500 mila euro per la progettazione e quindi per dare la prima copertura agli step che si susseguiranno in questi 2 anni, ma già dall'intuizione del Presidente Acquaroli abbiamo individuato i 70-80 milioni di euro che mancano per la copertura complessiva del finanziamento e della costruzione del nuovo ospedale. Sarà una struttura adeguata sismicamente e moderna. La parte più consistente delle risorse deriva dal Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, previsti circa 400 posti letto, con un margine di aumento sulla base dei fabbisogni futuri. Parte concretamente un progetto, un sogno, che è quello di dare ai maceratesi un ospedale nuovo con le prestazioni di un ospedale di primo livello. Dopo 20 mesi concretamente mettiamo sul tavolo l'accordo tra provincia, comune e regione e soprattutto si mettono sul tavolo i provvedimenti con le risorse finanziarie che fino ad oggi non c'erano. Macerata ha un ospedale di primo livello con delle specializzazioni così importanti che possiamo guardare anche a un progetto di potenziamento.